Questa macchina sarà per i follower di Officina del Pilota. Grazie mille. Questo video è sponsorizzato da Car Vertical, che è stato utilissimo per l'acquisto di questa mini, ma ne parleremo tra poco. La cerco online, ne trovo una a Foligno e parto. Sono 3 anni che ci penso, non voglio più aspettare. Come primo progetto di ODP c'è quell'entusiasmo che renderà questa macchina la più bella. La destinazione è sulla destra, via Lago di Nemi 25. Ci siamo. Grigia non mi piace. È triste, è un colore triste, la dobbiamo fare molto meglio. Però ha delle chicche che mi piacciono, tra cui il paraurti Junk Open Works. Il cerchio non è male, la mascherina della presa d'aria per l'intercooler è molto figa. La targa fa schifo, vabbè, questa adesso io le cambio. È vero, più peso, centro di gravità più alto, ma comfort, più lusso nella mini. Tra l'altro questa ha un allestimento particolare, ve lo farò vedere. E poi ha il volante giusto. A posto? A posto, a posto. Com'è? La volevo tenere sinceramente, però non ho le possibilità economiche al momento. C'è da lavorare adesso, quindi... Però lo sai che va in buone mani, no? Sono contento, la prendi tu, che so quello che ci farai. Lui si chiama Davide, è proprietario della Mini, ragazzi. È un grande appassionato come noi. Sta macchina gli si è rotta, purtroppo succede, e quindi la dà via, la prendo io e ne faremo un progetto mega galattico. Ok, me lo auguro. Dai. Oh Cristo, sapevamo già che il motore è rotto, ma tanto lo dobbiamo cambiare, ne metteremo uno nuovo. Nuovo di zecca. Progettazzo. Per quello la macchina la prendi a una cifra bassa, di 1700 euro. Siamo partiti da una cifra di circa 3000 euro per poi chiudere a 1700 euro. Quando acquisto un'auto voglio sapere che è tutto a posto, quindi i chilometri non devono essere stati scalati, non deve trattarsi di un'auto rubata, ma soprattutto non deve aver subito incidenti. In più, se io sono di Palermo e voglio comprare la macchina che è a Torino, prima di imbattermi in un lungo viaggio, quindi con spese inutili, voglio sapere che sia tutto in regola. Faccio il passaggio. E quindi ci allacciamo al nostro sponsor di oggi, che è Car Vertical. È un servizio utilissimo per conoscere la storia di un'auto. Infatti, sia da sito che da app, inserendo la targa o il VIN, ossia il numero di telaio della vettura da esaminare, Car Vertical ti genera in pochi minuti un report completo sulla vettura, con tutte le informazioni relative al veicolo. Se l'auto è stata rubata o ha subito incidenti, analizzando eventuali denunce in un grandissimo database. Quindi ragazzi, quando comprate un'auto affidatevi a Car Vertical. Io l'ho fatto, mi sono trovato bene, e per tutti gli amici di Officina del Pilota, con il codice Torrisi avrete uno sconto del 20%. Ta-tan! Intestata a Matteuccio. La macchina è perfettamente in regola, no vincoli, no gravami, c'è solo il mio nome sul libretto, come sapete adesso funziona così. Il passaggio di proprietà è costato 750 euro, sono in Umbria. Le strade dovrebbero essere lastricate d'oro per tutti i soldi che guadagnano con questi passaggi di proprietà, costosissimi tra l'altro. E io vi giuro che qui in Umbria è peggio che nel Lazio a livello di buche. Io non lo so dove vanno a finire i soldi dei passaggi di proprietà, e non solo, bolli, super bolli. Questo paese è veramente una vergogna. Sono da Nardi Motorsport, l'officina nella quale inizierà il project. Senti qua! Oh, Nardi, telaio supersonico! Mettiamola dentro, ragazzi! Scatta il progettazzo! Senti che sound, Michele! Cari? Sì, vai! Non vedo un cazzo! Senti come puzza d'olio! Yo! Ci siamo, Bonnie! Ci siamo! Ci siamo! La tiriamo su, diamo una controllata generale di massima e scopriamo che lo scarico è un John Cooper Works originale. Che spettacolo! Sotto non sta messa male, eh? Scarichetto originale, molto contento.
una controllata ai freni, agli ammortizzatori, ai silent block, e anche lì bene, perché si vede che da poco sono stati effettuati alcuni interventi. Ho tolto subito distanziare, la prima cosa ho fatto via distanziare, adesso la faccio vedere un attimo giù, dai. Il progetto prevede ovviamente il restauro degli interni, quindi smonto i pannelli porta, smonto i sedili, smonto tutto. Per fortuna il cielo è da poco stato rifoderato. Oggi ti vedo bello caoico, eh? Caoico, caoico. Matteino sta incaprettando il motore della 53. Beh, non me lo sto incaprettando io, eh. Lo incapretterà la capra. Allora, Matteino tirerà giù il motore rotto di questa Mini. Smontiamo tutti i servizi, il volumetrico, i collettori, il cambio, tutto. Il motore rotto torna da Dani, Dani Turbo. Uè, grande Matteo, volevo condividere con te la Mini Cooper 2 grigia. Che problema c'aveva? Niente, manca solo un pezzo di pistone. Ciao Dani Turbo, hey, come stai? Seguite Dani Turbo su Facebook. Reparto volumetrico, reparto servizi. Tanto questo andrà tutto lavato e verrà limpido. E poi con Giovanni Nardi cominciamo a fare una bella lista di tutti i pezzi nuovi da comprare, che non sono pochi, tra cui il motore nuovo, la frizione e i componenti per rendere questo motore speciale. Lo compro. E mentre aspettiamo che arrivino tutti i pezzi, cominciamo a pensare di che colore fare la carrozzeria. Però qui mi affido al più grande di tutti, Domenico Gasparro. Ok, grazie a te, ciao! La Mini è arrivata dal dottor Gasparro, scatta il progetto carrozzeria. Che bello, la mia parte preferita, insieme a quella del motore ovviamente. Ma di che colore la facciamo? Perché uno dice sempre, sì, la faccio così, la faccio cosà. Quando poi la devi fare davvero, o così o cosà, c'ha un peso il colore. Adesso io faccio delle proposte, vediamo pure voi che ne pensate. Io sono un po' retro su sti lavori, mi piacciono i pastelli quelli proprio che hanno un animo, quelli profondi, quelli caldi, sto in fissa. Ho sentito parlare di grigi. Le due proposte di grigio sono le seguenti. Un tono più chiaro e un tono più scuro. Nessuno discute che fatta così è bella, però è moscia. E come te posso, io la vorrei un po' più pepata, cioè per non sbagliare famo il grigio. Vabbè, sono buoni tutti a fare il grigio. La Guardia di Finanza è dagli anni 60 che lo porta, cioè voglio dire, bellissima, però un po' banale. Quindi altre proposte? Sulle altre proposte io ho fatto una selezione di due macro tipologie del colore, diciamo, sempre basandosi sui primari, andiamo su toni caldi e toni freddi. Credetemi, Domenico ha avuto una pazienza incredibile con me, mi ha proposto svariati colori. Eccoli qua, diciamo, questo è il riassunto cromatico di quello che ci siamo detti. Da qui probabilmente uscirà un colore che farà parte del progetto. Anche i metallizzati, però ci piaceva più il pastello. Poi cosa ho fatto? Sono andato online su Instagram e ho chiesto a voi. Però c'è da dire una cosa, ogni volta su Instagram, sui social, quando vediamo macchine diciamo più eccentriche, più particolari, siamo tutti là a mettere i like, no? Mo, stavolta la volemo far noi e ci fanno mettere dall'altro sti cazzo dei like. Questo è il video dell'interazione tra me e voi. Scrivetemi, scriviamoci su Instagram. Per esempio, il colore di derivazione Porsche, il Miami Blue, lo abbiamo scelto insieme facendo delle statistiche, dei sondaggi su Instagram. Abbiamo visto due treni di gomme, freni, assetto, customizzazione degli interni, motore nuovo. Fra, quante erano le cose da fare? Infinite. La cosa carina è farlo insieme, anche perché questa piccola hot hatch incazzata nera è un progetto che stiamo pensando per voi. Molto probabilmente floccheremo il dashboard, gli interni di leather car, l'impianto stereo di Dynamic Audio, iWrap, Nardi Motorsport, carrozzeria Gasparro, freni, assetto, mamma mia, un delirio. Che ne dite, ragazzi? Una bomba. Guarda che t'ho portato, Domè. Vediamo un po' che c'è qua, eh. Vediamo un attimino. Questo è del John Cooper Works, eh?
Già. Ce ne stanno veramente pochi in giro, perciò è una bella bella chicca. Tra l'altro Dome anche lo scarico, è un John Cooper Works originale. Beh, ottimo, ottimo. Sicuramente col kit scarico, kit paraurti, anteriore e posteriore e minigonne. Minigonne della GP. Minigonne GP, aiuto ragazzi, cioè esce fuori veramente un bel confettino. Questo qui è quello della GP, aftermarket, non è l'originale, però visto che c'era ho pensato bene di metterci le minigonne abbinate. Abbinate, sì. E certo, certo. No, senti. No, va benissimo, è anche ben fatto, ti dirò. Sì, sì. Ovviamente verrà riverniciato questo. Certo. Ascolta, Dome, partiamo, smontiamo tutto. Dai, diamoci da fare. Ragazzi, questa è l'università del lavorare male. Guardate insieme a me. Il palmarès, c'è tutto, rimarcature, buchi di silicone, sporchini, colature, di tutto e di più, ragazzi. Cioè, se proprio a questa andrebbe presa e esposta in un museo. Come non lavorare? Eccolo, capito? Guarda questo. Cioè, che poi io dico una cosa, no? Ok, hai sbagliato, sbaglia chi lavora. Cioè, mi è successo anche a me, cioè, succede a tutti quanti, per carità. Ma levalo, no? Cioè, che fai? Cioè, neanche il buon senso dei tagli, sai, una ciaccatina ai 1500, una lucidata male, si vede uguale, però c'è... No, questo proprio è fluorescente, capito? Si vede... si vede proprio... Cioè... Ehi Johnny, facciamo arrivare questo video a 5000 like. Questa è solo la prima puntata del progetto. Per sapere quando uscirà il prossimo video, seguimi su Instagram Officina del Pilota e lì ti lascerò un post con il calendario. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale, attiva la campanella, lasciami un like e lasciami un commento. Nella prossima puntata vedremo la Mini uscire dalla carrozzeria per rientrare in officina da Nardi Motorsport, dove monteremo il motore e non solo. Day 3, già stiamo dando il fondo con Mario, qui da Gasparro non si scherza ragazzi, no jokes. È ora di pranzo? Beh, tu che dici? Comunque anche questa qui, una tinta Porsche, secondo me è molto molto bella. Te la voglio far vedere, guarda, lontana dalle altre tinte. Non potevamo scegliere colore migliore per iniziare questi progetti. È bello bello bello.